fosse la webcam. Oh mio Dio. Blanco? Dove c'è la faccina? Sì, ma è Ranzani che non riesce a collegarsi, dovresti spiegargli lui. Come si fa? Sì, dove c'è la faccina? In basso? Sì, è questo, ma parla niente. In attesa Gliel'ho di Paolo mandato, Ranzani, ma portfolio. Però non mi vedo più io. Ah, è arrivato Ranzani, ma manco io. non riuscivo a collegarmi. Io Mi vedi tu, Giorgio? ti vedo. Ti sento anche. Ah, eccomi qua, grazie Giorgio. Mi Finalmente il sentite? mio Ran, principe. Tu mi senti? Io ti sento benissimo. Perfetto. Tu mi Ho dovuto senti? cambiare. Oh, sì, ho dovuto cambiare telefono che il mio improvvisamente si è bloccato. Abbi pazienza. Ti è schioppato il telefono, Si è ma emozionato. maestro, sei emozionato. No, però volevo farvi vedere. No, cioè, cazzo, ecco. perfetto, perfetto. Ho detto. Sono a corte, vengo a corte, devo comunque adeguarmi in qualche Il vero modo. principe della corona. No, dovevo adeguarmi alla situazione. Infatti, non so se hai visto, ma ho invitato tutti gli amici a vestirsi bene, no? Cioè il dress code, Sì, perché giusto. era necessario. Non... Giusto, adesso non mi si vede, ma anch'io sono No, ma vigoroso con la mia pochette, insomma. bene. Come stai, Gio? Ma sta bene, mio Pablito, un po' scazzatello come tutti, ma però ci Immagino. siamo da fare su tante cose, quindi cerchiamo di riempire il tempo. Queste dirette vanno molto bene, sempre sono felice di vedere almeno gli amici sullo schermo. Questo è importante, ti ringrazio, ti ringrazio. No, l'idea che abbiamo avuto di questo concorso sta andando benissimo, infatti volevo informare tutti quelli che si sono collegati, che hanno partecipato, siamo circa a 150-170 Wow! persone, sì, adesso devo ancora spammare gli Caspita! ultimi, Ma a sai che 201. ragionavo oggi, Paolo, che è una cosa molto vicina a questa tua idea bellissima dell'autoritratto senza di te. Si avvicina molto cioè può servire anche, come posso dirti, metterlo in relazione con quel mio discorso sulla cercare se stessi, no? Infatti l'idea nasce da quello e anche il tema di questa diretta vorrei che si incentrasse su questa cosa che ci sempre, ma soprattutto su un punto che tu tocchi sempre, cioè siamo unici, sull'unicità. Esatto, ma ho visto per esempio una foto che è stata postata di una noce, peraltro una bellissima foto, ma pensa a quello com'è analitico, com'è psicanalitico, no? Lui si Tantissimo. definisce e si vede in questa noce chiusa, che si può rompere però con difficoltà, cioè c'è un discorso filosofico intorno all'autoritratto. Io che ho elevato l'eleganza a valore morale per la mia vita, ho fatto la pochette, cioè effettivamente ognuno torna alla profondità della propria ricerca, per cui hai Poi avuto un'idea geniale. ci sono diverse profondità, perché il primo passaggio è quello di fotografare le mie passioni, i miei interessi, le cose che mi piacciono, ed è un primo strato. Però poi andando in fondo, noi non siamo solo le nostre passioni, i nostri interessi, ma quando ci tiriamo sulle copertine e spegniamo la luce, che siamo soli con noi stessi, lì viene fuori la verità, è lì che ci diciamo chi siamo. Allora bisogna fotografare quella roba lì Sono attraverso d'accordo, i che è nostri quello che dico io, sentimenti. andare al fondo di se stessi, cercare la propria differenza e, come dire, visualizzarla. Io dico farne un aggettivo su cui edificare la propria estetica. Tu l'hai resa addirittura visivo, no? Per cui userò questo tuo sistema con i miei allievi e con tutti quelli che vogliono seguire questo metodo Gastel. Io non Infatti posso ti dire che foto aiuto. fare, ma posso cercare di spiegare come te. Come si arriva a fare una buona foto, insomma. Vengono in aiuto le figure retoriche, no? Quindi andare a cercare quei gesti, quelle immagini che possono, quelle metafore, no? Quelle cose che possono raccontare qualcos'altro. Un'altra cosa interessante che capita a molti è quella di fare delle foto e poi accorgersi che non hanno fotografato se stessi,
ma hanno fotografato quello che vorrebbero essere. Lo so. Il grande pericolo è di tantissimi giovani fotografi, anche meno giovani, è che quando fotografano diventano una cosa diversa da loro stessi. Purtroppo questa cosa qui si vede. Si vede che tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Italia. Cioè, ognuno deve, purtroppo è più difficile, no? Perché anche a me piacerebbe, dico, adesso mi metto a fotografare e divento alto, biondo, con gli occhi azzurri, ma è un procedimento inutile. Io sono quello che sono e devo cercare quello che sono. Spesso quello che sono è nella debolezza più che nella forza. E credo che questo esercizio permetta proprio di farlo a più livelli, perché i primi strati sono quelli chi cosa vorrei essere o quello che mi piace. Io quella e signorina che passa. Guarda, ti vorrei salutare, però non si osa. Milady, Milady, amore, come stai? Come sei bella? Bene, grazie. Sei bella, bella, bella. Ti voglio bene. Ah sì, perché faccio la parentesi, molti non lo sanno. Cioè, Giovanni è il re, il king, quindi cioè, su questo non c'è bisogno di Poi però un giorno, io volevo il Principato di Monaco, ma i Ranieri se l'erano già presi. Quindi essendo io Sabaudo, Giovanni ha detto, vabbè, ti posso regalare il Principato di Sabaudia. Esatto. E quindi nominato a una festa fatta a tempo con ostriche e champagne, mi ha nominato principe, quindi per quello che io sono principe. Tu sei il principe. Ma per donazione di ma noi ci scriviamo, io ti scrivo proprio principe. Sì, sì, prince, il mio re, c'è questa cosa per te. Ma vabbè, questa era una piccola parentesi nostra per chi si chiedeva perché c'era il re e il principe, era per questo motivo. Comunque, no, è vero, sono degli strati diversi in cui non è facile addentrarsi, cioè il mettersi a nudo è una roba terribile, ci vogliono dei passaggi per alcuni ci vogliono decine di anni di psicanalisi, però va fatto per chiunque voglia fare una creazione un po' diversa dagli altri. Devi cercare la tua lieve differenza, la tua distonia, costruire su quello, insomma. Certo, assolutamente. Leggo che si sente poco la mia voce, provo a mettere le cuffiette, il microfono. Mi sei diventato un lampadario. Metto le cuffiette perché il mio telefono non prendeva, ho dovuto prendere un altro più vecchiotto, si sente male. No, adesso si sente un po' meglio. Bene, aspetta che devo girare tutta sta merda. Sì, no, per dire, anche perché in effetti questa idea nasce anche dalla possibilità che dal fatto che io a scuola nelle lezioni che io faccio e ho analizzato la parola autore, no? Sì. Partendo da che esecutore funzionale. In effetti sì. I fotografi tendono a fare questo esercizio, ma è giusto che sia così. Credo che anche tu, quando hai iniziato, eri più esecutore che autore. Sì, io facevo una cosa bizzarra che mi ha portato fortuna. Cioè, ovviamente, come un buon soldato, eseguivo l'ordine e poi davo una divagazione più creativa, dicendo: sentite, quello che ho fatto l'ho fatto. Facevo una cosa bizzarra che mi ha portato fortuna. Che faccio? Cioè, siamo un po' fuori sito. Sì, no, c'è qualcosa a spegni. Ci siamo adesso, sì? Sei ricollegato? Cioè, davo una mia intervista. Io ci sono. Ok. Ci sono anch'io. Ti vedo. Cioè, io dicevo... cercavo di dare un'interpretazione più personale. Per esempio, non so, c'era la fotografia una pinna, la facevo esattamente come voleva il mio editore, cioè sul fondo nero, eccetera. Poi però dicevo, vabbè, anche rottura di coglioni, fotografare una pinna così. Ho più testa di quella che serve per fare questa ripresa così semplice. Per cui dico, datemi una maschera e un boccaglio e facevo le mie, come si può dire, quelli che poi sono stati chiamati i gasteloidi. Cioè inventavo personaggi presi un po' dal fumetto, un po' dalla pop art, nel tentativo di... E poi mostravo le due. Ovviamente quella creativa di solito era più amata, per cui consiglio a tutti di, anche quando c'è un ordine preciso, di tentare una divagazione creativa e presentarla. Al massimo non viene accettata.
Anche perché essere esecutore, cioè l'avere una commessa, è un vantaggio se va sfruttato bene, se no si compie semplicemente un gesto da funzionario, cioè essere in funzione di qualche cosa. Dipende, però un cliente funziona, per dipende carità. Dall'avvenenza della commessa. Esatto. Se però, una commessa di un grande magazzino. No, io usavo come te, avevo il piano A e il piano B, no? Quindi c'era la consegna della fotografia, questo è quello che date voi. Poi mano in tasca, questa è quella che volevo fare io. Esattamente. A volte poi decidete liberamente. No, è anche inutile non fare quella che ti è commissionata, no? Quello è una cosa arrogante, un po' inutile, e va sempre fatta, anche perché è una funzione anche quella. Certamente adesso sarà un po' più difficile per i fotografi. Quel tipo di fotografo lì temo che scomparirà. Nel senso che l'elettronica sta portando via tutta la parte di riproduzione del reale che ognuno di noi potrà farsi a casa propria senza bisogno di un professionista. Allora cosa succede? Succede che adesso tu, se vuoi fare anche un catalogo di occhiali su fondo bianco, devi offrire qualcosa che nessuno ha, quello che nessuno ha sei tu, è la tua anima, è la tua punto di vista. E quindi credo che ci sarà spazio solo per i fotografi autoriali. Non parlo di grandi mostre, ma proprio autoriali in tutto. L'autorialità deve andare a pioggia su tutto. E la parola autore è ricercata, la parola autore ricercandola, infatti arriva dal latino che vuol dire aumentare. E questo è significativo, cioè come messaggio a chi vuole fare l'autore. Cioè qualcosa che tu non è che se rispondi a solo una commessa, ma ci aggiungi qualche cosa, aumenti, auto latino. E cos'è che aggiungi? Te stesso? Esatto, ti devi mettere in mezzo. Bravo. E spesso si dice che le fotografie di un autore sono degli autoritratti, cioè ci assomigliano sempre, anche se riprendono altro. Io dico una cosa molto simile, che deve intercorrere sempre un 125esimo di seduzione. E non parlo solo di esseri umani, ma anche con gli oggetti. Sì. Tu devi disperatamente sedurre l'oggetto della tua fotografia, qualunque esso sia, anche un sasso, un paio d'occhiali, e sperare di essere sedotto, devi essere sedotto da lui, da una linea, da una riflessione di luce. Ecco, in questo modo trovi un linguaggio che ti differenzi, però la seduzione è indispensabile. L'autorialità passa attraverso il principio di seduzione. Bisogna essere sia curiosi che tenere buona la capacità di sedurre ed essere sedotti. Assolutamente. E non importa cosa sia davanti alla macchina. Io continuo a dire a tutti che sono ancora qui dopo 40 anni a rompere i coglioni, perché ho introdotto questa strana regola fin da ragazzo, no? Tutto quello che ho fatto. Io sono diventato molto conosciuto già da molto giovane, 24-25 anni. E allora ho detto, questa però è una trappola infernale, quindi considera sempre che quello che hai fatto non certifica niente. Quello che farai è del tutto aleatorio che tu lo faccia, per cui aggrappati alla foto di oggi disperatamente e cerca di offrire il massimo che puoi, qualunque cosa ti sia data come oggetto o persona. E quindi alla fine ripeto sempre che sia capisci, una copertina di Vogue America o la ripresa di mio cugino non mi cambia molto. Soldi o non soldi non c'entrano, la fama non c'entra. Luchino Visconti, mio zio, diceva che l'unica cosa importante è il prodotto, di vendersi anche le case, di vendersi tutto, purché il prodotto sia di alto livello. Se il prodotto sarà di alto livello e diverso da quello degli altri, poi torneranno le case, la fama. Un'altra cosa importante che spesso non viene valutato, anzi si pensa al contrario, e questa è una cosa che dice anche spesso il nostro amico Tony Thorinbert. Cioè, perché non spegni? No, c'è uno che si stufa. Perché non spegni? È un piccoglione. No, e una cosa interessante è che si pensa che una foto si prende, mentre invece noi sappiamo che si dà, cioè un fotografo assoluto ritrarre non è prendere un ritratto, fare un ritratto, ma è dare. Cioè se riesci a prendere qualche cosa, se tu dai, in primis però ti devi dare, devi concedere. Non c'è dubbio.
più che take a foto, prendere una fotografia e dare comunque una dare qualche cosa, ci dobbiamo mettere in gioco anche noi, se no non prendiamo nulla. Guarda, come dico sempre quando faccio i ritratti, lo dico prima, dico, guarda che però io non sono uno specchio, io sono un filtro. Esatto. Quindi quello che lei vedrà alla fine sarà lei che entra dentro di me, viene passato attraverso i miei dolori, le mie gioie, le mie malinconie, le mie... e uscirà in forma di interpretazione, non, come dire, di tale quale, no? Noi siamo filtri, in quel senso noi diamo vita alle cose e diamo la nostra lettura delle cose, la nostra interpretazione delle cose. E come dicevi tu, i giovani, voi quelli che iniziano una carriera, vogliono provare a farlo diventare un mestiere, devono veramente basarsi su questi piccoli concetti, cioè non riprodurre, non semplicemente fare, anche perché ci sono tanti che sono capaci a fare quelle cose lì, cioè nessuno fa delle robe che nessun altro riesce a fare, cioè sono casi rari. Quello che fa la differenza è quando il nostro essere unico, perché noi siamo unici, giocare proprio su questo, cioè mettersi dentro, perché se veramente ci mettiamo dentro non c'è nessuno uguale a noi. E quindi è quello il passaggio fondamentale per differenziarci dagli altri. Se no, siamo facilmente clonabili, chiunque può fare qualsiasi cosa. Ecco, quello che vedo un po' in questo periodo è che spesso i giovani fotografi, anche abbastanza talentuosi, si fermano un po' lì. Cioè dicono, sono arrivato a questo livello, che è più o meno il livello di tutti, bene, è fatta. Così però, come dico io, lavorare è come vincere la lotteria di Capodanno, cioè se ci sono 5.000 fotografi che danno un prodotto simile al tuo, ci vuole un culo sfondato perché qualcuno metta la mano nel bussolo e lo estragga il tuo numero. Se riduci il numero da 50.000 a 5.000, da 5.000 a 500, da 500 a 50, quando sei a 50 lavori tutti i giorni, se poi entri tra i 5, vabbè, allora sei anche sei già nella storia della fotografia, diciamo. E poi basare la propria fortuna, il proprio futuro su un colpo di culo, cioè non è proprio una base. No, ma difatti lo dico sempre, cioè la differenza tra un professionista e un dilettante sta che il dilettante alle volte fa delle foto molto più belle delle nostre, però non sono ripetibili, non può ripetere perché non lo sa come mai è venuto così bene. La reiterazione del gesto è saper reiterare il gesto è reiterare il gesto e l'errore anche, no? Perché lo stile nasce in realtà dall'errore. Se noi seguissimo, come dico spesso, sempre il Feininger, no? Il manuale del fotografo, faremo tutti la stessa fotografia. Invece bisogna contraddire la regola, da conoscere la regola e poi contraddirla. Perché è anche stupido, io so tutti i manuali dicono che non bisogna avere il nero a più del 50%. Io lavoro in ripresa con i neri al 100%, fisso. Certo. Quello però è diventato un modo per capire che la foto l'ho fatta io. No, ma esatto. Ma quando dicevi prima, ci si mette tra la realtà e la macchina fotografica, c'è il fotografo, fa da filtro, e allora lì che uno poi insegna, incide un messaggio, un linguaggio. Quando hai inciso il tuo linguaggio e diventa percepibile, riconoscibile, lì comincia a dire, ok, l'autore ha avuto il sopravvento sull'esecutore, posso portarlo avanti. Guarda, è passata una domanda interessante, se la creatività fa parte del DNA oppure la si può... conquistare. Faccio una lezione, quindi di pure tu, poi dico la mia. Speriamo di andare d'accordo. Allora, io dico che c'è una necessità del creare che è insita nell'essere umano. Io ce l'avevo già da bambino, però che non porta necessariamente a fare delle buone opere. Lo studio, l'applicazione, come dire, anche questo stadio perenne che abbiamo noi di insoddisfazione del prodotto, tutto questo fa sì che negli anni il momento in cui la tua foto ti piaccia si allontana sempre di più. Questa è una buona cosa. Io da ragazzo facevo delle foto schifose, ma davvero delle foto di merda, e mi sembravano bellissime. Più ho cominciato no, te lo giuro, le proietto perché c'è il pubblico che fa è vero, è una buona notizia, però no, vuol dire che si impara.
Però certo l'esigenza di creare quella è un po' innata e deve diventare uno stato di necessità. Io se non creo deprimo, in questi giorni continuo a scrivere e a elaborare fotografie, insomma, ho bisogno di spazio creativo, se no mi sento anche fisicamente male, non solo deprimo psicologicamente ma anche fisicamente. E quindi la risposta è ci si può arrivare, però bisogna coltivare e sentire la creatività come una necessità, al di là del successo e del denaro. Assolutamente. Quello che io aggiungo anche è che è una storia che racconto spesso, che creare è un verbo che se uno lo avesse usato nel 1600 sarebbe stato bruciato o arso a rogo come blasfemia, perché comunque creare vuol dire dare vita dal nulla e soltanto... Io creatore può fare questo. Quindi ti dirò che noi ne abusiamo. Ho spesso una discussione con Barbara Radice. Sai che io sono un appassionato di poesia e pubblico, il mio mestiere anche quello. Barbara Radice è la moglie di Ettore Sozza, è una poetessa straordinaria. Lei mi dice: voi abusate di un termine inesatto che è creare. La creazione è quella divina, dal nulla qualcosa. Noi trasformiamo. Solo che trasformatore suona peggio di creativo. Ho fatto delle definizioni interessanti, e cioè la creatività in fin dei conti, e secondo me insegna anche a chi non è ancora avvezzo a usare la propria autorità per creare, cioè è la selezione e combinazioni di elementi che già conosciamo in un modo imprevisto. Questo è interessante perché c'era la frase che già conosciamo, e cioè non si inventa nulla, noi le abbiamo già dentro quelle informazioni. Il talento, la capacità che si può allenare, poi c'è chi nasce con Maradona è un talento, però è saper combinare in un modo imprevisto elementi che già conosciamo. Quindi lo studio è importante, perché se io conosco quattro cose potrò anche essere un grande creativo talentuoso, ma una volta che ho fatto 4x4 ho finito. Se io ho un milione di informazioni che ho messo nel mio zainetto e sono anche creativo, ho una possibilità maggiore di essere un grande creativo. Perfetto, io aggiungerei solo, Pablo, un consiglio pratico che do a tutti. Ma questo è proprio pratico. Scrivete davanti a quello che dovete fare le prime 10 cose che vi vengono in mente e non le fate. E via. Proprio come metodologia. Perché significa che sono le più semplici, quelle che vengono in mente a tutti, no? Certo. Io una volta l'avrei vista la foto, mi hanno chiesto di fotografare Miss Italia, l'ho fatta con la banda, la gambetta in avanti, eccetera. Poi ho detto, porca vacca, però, ma che tristezza. E allora le ho fatto un ritratto e ho detto, cosa c'è di più italiano della pasta? E le ho fatto i capelli con la pasta, non so se l'hai mai vista. Sì, famoso, ecco, certo. Quello è un po' il sistema, no? Quando hanno visto la foto hanno detto, beh, non c'è paragone, non c'è discussione su quale serva di più a noi anche come rivista o come campagna pubblicitaria. Ecco, bisogna dare dei motivi anche per essere scelti. Assolutamente, e come questa dimostrazione ci viene a gioco per dire che mettiamo alla fine in gioco cose che già conosciamo, quindi bisogna studiare, guardare film, guardare mostre, leggere libri, conoscere il passato, conoscere la storia, perché solo così possiamo coltivare al meglio la nostra creatività. Perché secondo me, diciamo, tu prendi ispirazione, poi il momento dello scatto in realtà è un momento di nervi, sì. Però tutto quello che hai visto, anche di interdisciplinare, voglio dire, la fisica quantistica, tutto rientra nel nutrimento del tuo spirito, e quando scatti senti che ce l'hai, ma diventa sempre più difficile trovare, come dicevo, quel momento. Però lo senti che ce l'hai e senti che tutto quello che hai studiato, visto, comparato, tutte le foto tue che hai stracciato, ti hanno portato a questo momento quasi estatico in cui finalmente tutto torna, no? E sei tu, ci sei dentro. Sì, ci sei tu, c'è la cosa o la persona fotografata e c'è una cosa che non c'era prima, ecco, in quel senso. Non so se ti capita una cosa, a me a volte capita, a volte no, dipende, di continuare a scattare dopo che ho finito. Cioè sono quelle volte che faccio il servizio, arrivo a quel punto lì, c'è l'immagine, sento che è finita.
a volte, pur avendo realizzato un buon prodotto che poi funziona e piace e tutto va, ma continuo con la mente a continuare a scattare per un bel po'. Sì, no, ti capisco. A me ogni tanto tocca perché se trovo la fotografia subito, i clienti sono lì a guardarmi e dire, ma come sto stronzo che costa una barca di soldi è già finito. Allora mi tocca tornare, almeno andare avanti 20 minuti. Però sì, no, certamente. Poi se io considero la fotografia una operazione mai finita, ho sempre rielaborato infinite volte, cioè considero lo scatto, anche quello pubblicato, la base per ripartire. Per quello lavoravo in banco ottico per avere un 20-25 immediato su cui poter sovrapporre oggetti, ricolorare, tagliare. Adesso il computer ha aumentato immensamente questo gioco, io trovo che... Certo. La fotografia digitale è formidabile, insomma, segna secondo me la nascita della fotografia. Sì, un'altra domanda che spesso ci fanno, e tu forse sei quello più adatto per rispondere, è quando è che, oltre dopo essere passato nell'autorialità, quindi essere riuscito a essere autore, si passa all'arte? Cioè, quando è che c'è quel meccanismo che, per cui tu sei artista? Ma sai, una volta un amico mi ha telefonato e non faccio nomi, mi ha detto, sai, da Giovanni ho deciso, da giovedì sono un artista. Ho detto, no, non funziona così. Cioè, non è un atto di forza, diciamo. E l'artista, non puoi dirlo tu, poi mi ho anche detto una cosa che è vera, che le uniche persone che ho visto che hanno sul passaporto la parola artista sono le spogliarelliste. È vero, però. Allora, l'artisticità di quello che fai non puoi dirla tu, devono dirla gli altri, diciamo. Tu devi andare verso la miglior fotografia che puoi produrre, con forza. E poi la decisione, ti dirò che chi se ne frega, nel senso, la decisione la prenderanno Celant, la prendono i grandi critici, la prende la gente nel futuro, di quello che hai fatto. Tu lo fai perché lo devi fare. Poi ti dico... Essere definito un autore non spetta, io non posso dirlo io, insomma, io oggi sono un autore, ma no, ieri ero uno stronzo, non lo so, sono sempre lo stesso. Autore sì, artista, già, cioè sì, artista, quella è la complicazione. Credo che essere artista sia anche quando riesci a produrre qualche cosa di valore che messo in un certo mercato ti viene riconosciuto quel valore lì. Senti, io penso una cosa anche ulteriore, che... Un'opera d'arte, questo travalica i tempi e ha sempre lo stesso valore, è un'opera che lascia un lato aperto a chi la guarda per ricrearla insieme all'autore. Se l'opera è chiusa, è un po' una pippa, diciamo, un po' un pippone autoelogiativo. Quando le opere sono davvero opere d'arte, tu entri nell'opera, pensa ai grandi quadri del passato, eccetera, no? E quindi bisognerebbe cercare di lasciare nelle opere nostre anche un lato, perché non è molto importante parlare di noi, ma è molto interessante vedere che lettura ne darà e cosa troverà di sé colui il quale leggerà la poesia o vedrà la fotografia, no? Ecco, questa forse è l'unica cosa che mi viene in mente. D'altro canto, Dino Formaggio, che è un grande studioso di arte, ha dato forse la definizione migliore e ha detto: arte è tutto quello che gli uomini chiamano arte. E alla fine, però, sono gli uomini, non sono gli artisti a dirlo. Sì, benissimo questa cosa qua. A proposito di artista, io oggi mi stavo mettendo a posto la stanza, comincio a mettere dei quadri, no? Robe che c'ho. Oh. C'è un buco che io tengo per un ritratto che mi devi fare. Perché ma non te l'ho ancora fatto. No, prima o poi vedi che c'è un buco lì, no? C'è un po' di Senussa, c'è Galimbè, c'è un po' di gente, quindi... Anche Galimba. E io no, ma sono disperato. C'è anche un Shanna. Dennis Stocker con James Dean, insomma, ci sono... Sei messo benino, eh? Ti manca proprio Giovannone, ma insomma... E ci va un ritratto di Giovanni, ci va. Sarà una nobile gara con tutto quello che è attaccato al muro. No, però è veramente complicato capire il mondo dell'arte, cioè non è una matematica... No, ma guarda, io non credo che noi dobbiamo entrarci più di tanto, voglio dire, infatti. Noi dobbiamo produrre.
e poi affidarci alle gallerie, ai tecnici, al mercato. Il mercato ha sempre ragione in qualche modo, no? Io continuo a sentire fotografi di una certa età, tipo la mia, dire... Maria Vittoria dice che ne hanno fatto neanche a lei. Te lo faccio, amore, te lo faccio. I quali si lamentano, come dire, che il mondo non apprezza più quello che fanno e quindi il mondo ha perso la testa. Non... Ecco, io non sono tanto d'accordo. Cioè, c'è sempre un modo... Aspetta che... Perché mi suoni le nacchie? Perché leggo che non si sente la mia voce, devo usare per forza il microfono. Vai, meglio adesso. Così è meglio, credo. Sì, stai vicino anche al... È arrivata anche un'altra domanda che dice... Dov'è la domanda? L'ho letta prima. Dov'è? Cosa ne pensate degli shooting via remoto con faccettine ed altro? Con... Non riesco a leggere. Con FaceTime, scusa, ho letto male io. Ma sai, degli sono... Shooting, degli shooting via remoto con FaceTime ed altro. Ma tu se... l'hai visto... Ogni tentativo è buono, voglio dire, per rompere la noia, per... Certamente noi usciremo da questa crisi con la necessità di modificare molte cose, no? Sì. E con la possibilità di reinventare molte regole, di uscire da molti stereotipi anche nella moda. Stiamo già riflettendo su quale tipo di impianto nuovo la comunicazione nuova dovrà avere, eccetera. Però io non sono contro la sperimentazione, voglio esatto. dire, perché no, no? Mandare, non puoi andare tu in un ospedale, mandi qualcuno che ha fatto settimio. Io non lo so, non, io faccio un po' fatica a giudicare le cose degli altri. Penso che è un diritto di ognuno di esprimersi come vuole. No? Ma poi ogni tentativo sposta il paletto più avanti. Credo che ogni sì. giorno nuovo fa invecchiare quello vecchio, no? Ogni secondo che passa. Quindi ci saranno dei bivi che si... Io non sono Dio. Ah beh, cioè, no, ma ogni... Di dire sbagliato e giusto come altri fotografi fanno. Esatto. Io non sono affatto Dio, facevo delle foto di merda, ho imparato a farle bene e quindi sono convinto che anche da una cosa a prima vista modesta possa nel tempo, da questa cosa possa nel tempo nascere qualcosa di straordinario, perché no? E poi ogni bivio può portare da qualche parte, si può interrompere, si torna indietro, ma ben vengono dei bivi, non ci fossero sarebbe una tragedia. Saremo ancora a fare la Cappella Sistina, che è meravigliosa, sì. però non è che per 400 anni si può fare. No, poi una cosa di cui io parlo sempre, e tutti mi guardano un po' stupiti, nessuna epoca è stata antica. No. Cioè, non esiste l'antichità. Esatto. Le epoche sono state il massimo della modernità possibile e hanno usato tutte le tecnologie più moderne in quel momento. Pennelli più moderni, colori più moderni, diluitori più moderni. Insomma, l'antichità sì, sì. è un concetto del cazzo. E quindi anche la classicità è una cosa che esiste, ma che va portata nel tempo. No, io sono un fotografo abbastanza classico, diciamo di stampo greco-romano, però la mia fotografia è modernissima, voglio dire. Certo. E non esiste antichità, ecco, quindi anche la reverenza che si ha verso l'antichità, cioè la pellicola, ci siamo divertiti tanto, l'acido, Ilford, cioè tutto bello, ma è tutto archeologico. Allora, va bene l'archeologia? Certo che va bene, uno può, io ho amici che fanno le gomme lacche ancora di 20 anni, e va benissimo, però uno deve sapere cosa sta facendo nel momento in cui lo sta facendo. E d'altra parte... Dani, puoi ripetere che cos'è per te l'autoritratto? Grazie. Maurizio. Cos'è l'autoritratto per te? Cos'è per me l'autoritratto? Sì. L'autoritratto nel nostro concorso che abbiamo lanciato è questa ricerca di poter trovare l'essenza di noi stessi senza poter doverci raffigurare, perché noi non siamo soltanto la faccia che abbiamo, la voce che abbiamo, i gesti che promuoviamo. Ma è quel qualcosa che spesso nascondiamo in più, e riuscire a non nasconderlo, ma a portarlo fuori e mostrarlo agli altri, mostrarlo, mettere in mostra, è il fine ultimo di poter rappresentare
veramente noi stessi, e si possono usare allegorie, metonimie, quello che volete, ma una nuova figura che non sia per forza il nostro aspetto fisico. Esatto. In questo caso è l'autoritato senza di me. Quindi, già che già questo discorso, dico a tutti quanti di continuare a mandare le vostre immagini. Sì, è molto bello quello che è arrivato, ma... Su AFIP, l'AFIP International, sul sito sono i link, c'è tutto il bando, c'è la mail, le spiegazioni, se volete mi scrivete per qualsiasi cosa. Manca pochissimo, è a fine mese, il 30, chiudiamo le iscrizioni. Abbiamo avuto anche delle partecipazioni, insomma, delle guest star che si sono prestate, cioè da Roger Corona a Tony Tori, Bert, poi Giovanni anche tu hai partecipato. Quindi tutti quelli che parteciperanno avranno questo piacere, questa bellezza di stare comunque a fianco anche di altri professionisti che si sono cimentati in questo piccolo gesto. Senti, quindi, mi chiedono di spiegare come si fa a trovare il proprio stile, mi sembra che l'ho già detto, ma comunque è una operazione di introspezione, la sintetizzo molto. Bisogna calare ogni maschera, andare al fondo e trovare una parola che ti rappresenti. Come sono io, timido, arrogante, ecco, quella parola, qualunque parola va bene, non faccio una questione di aggettivo, ma quella cosa che ti rappresenta chiarifica molto il tuo tragitto. Diciamo che tu assuma la parola timido, non pensa a una luce timida come facile, no? Un'ottica anche non aggressiva ma timida, un punto di vista, una posa di modella, un tipo di moda, un tipo di luce per stillare, insomma, tutto risulta più semplice ed è unico perché quella parola ti rappresenterà in un modo che farà di te l'unico a gestirla in quel modo. Ecco, così si fa. È difficile, eh? Difficile, però è sempre difficile. E quello che hai appena detto si rifà al discorso un po' di prima, vedi che alla fine è un loop, cioè conoscere se stessi, cioè io posso dire che posso, il mio stile è timido nel momento in cui capisco e ammetto di essere timido. Quindi la ricerca dello stile parte da una conoscenza profonda di se stessi. Ricordi che l'unico consiglio che gli dèi hanno dato ai viventi, ed era sul Tempio di Giove, era la scritta Gnosis Euton, cioè conosci te stesso. Non hanno dato altro. Come dire, la più importante delle cose, poi la filosofia l'ha fatta sua per tanti secoli, ma già nell'antica Grecia il concetto di conoscere se stesso era considerato basilare per fare di te un'entità non inutile, ma utile. Ed è l'unico modo per poi arrivare a uno stile. Credo anche che lo stile non lo si trovi cercandolo soltanto, viene anche un pochino fuori, cioè te ne accorgi. Dopo un po' che hai reiterato un gesto, che hai approfondito te stesso, ti accorgi che forse hai uno stile. Cercarlo dal zero forse è un famolo strano, no? Io da ragazzo ero sbalordito perché dicevano che avevo uno stile, che io avessi uno stile. Io non lo vedevo per niente. Dopo qualche anno, effettivamente, mettendo insieme tutte le foto, ho detto, però qualche filo conduttore c'è. Non è che ho pensato da oggi ho questo stile. Io facevo quello che mi sembrava necessario fare, e poi a posteriori, il primo forse è stato Lanfranco Colombo che ha fatto questa mostra al diaframma per me, 24enne, con tutti i miei stillari. Diceva Giovanni, tu hai inventato un modo di fare stillare che prima non c'era. E io stesso ero un po' stupefatto, ma probabilmente era vero. Quindi è un percorso, durante il percorso ti puoi accorgere di quella cosa lì. Che dura una vita. E poi lo vedono molto più chiaramente da fuori che da dentro. Da dentro noi abbiamo tanti problemi. Uno fondamentale è che non possiamo vedere la nostra faccia. Non so se mai pensato a quale condizione angosciosa. No, io vedere il petto del naso. Ma abbiamo un sacco di costrizioni. Vediamo solo delle pantomime. Io adesso guardo uno schermo, ma non sono veramente io, sono lo specchio, sei destro o sinistro, cioè gli altri ti possono vedere, ma tu puoi vedere l'intero universo, ma non te stesso. Questa cosa è già di per sé un po' angosciante, tutto sommato, no? Non ci conosceremo mai, un po' come la voce sul magnetofono,
la prima certo. volta che la vedi, la senti, dici, ma io ho una voce di merda lì, ci mancherebbe. Invece, mi capita sempre. Questi fatti portano a una necessità di introspezione notevole. Se non possiamo vederci, dobbiamo cercarci ancora più profondamente. Luoghi dove possiamo vedere l'anima e non solo che naso e che arcate superficiali abbiamo. Quindi se non si ferma mai la nostra stessa, il nostro stesso carattere, il nostro stesso stile, in realtà è un'evoluzione, cioè va sempre un pochino avanti, no? Certamente sì. Diciamo che a 20 anni tu sei trendy perché lo sei generazionalmente, no? Porti il trend che è della tua generazione, non è che vuoi essere trendy, lo sei. A 30 devi fare una scelta e decidere se vuoi metterti sempre i lustrini e i tacchi zeppe come i cugini di campagna e inseguire costantemente il trend, oppure quello che ho cercato di fare io, cercare di diventare un autore, il che non vuol dire evolvere, ma vuol dire tenere alcuni punti fissi e poi la vita che scorre davanti alla tua macchina cambia il prodotto che tu stai facendo. Direi che però è un'evoluzione costante, io non ho fatto finito di cercarmi e di trovarmi, per quello che ancora rompo i coglioni a mezzo mondo e continuo a fare. Ma è come dice una che ha scritto qua sotto, continua a romperci i coglioni che ci piace, quindi non ti fermare a fare. Beh, allora quindi lo quei grandi... Non ce li hai i coglioni. Quei grandi autori che invece sono rimasti anche famosi e celebri ai nostri occhi perché non hanno mai cambiato, in quel caso lì è un limite o fa anche parte del gioco dell'arte? Ma no, dell'artista? Ma liberi tutti, guarda, io sono un liberale, liberi tutti. C'è chi vuol muoversi, c'è chi vuole stare fermo, c'è chi vuole fare teologia, c'è chi scrive come il mio adorato fratellone Berengo, fotografia vera, perché la nostra certo. è finta, ma bisogna insultare, ma assolutamente no, bisogna prendere atto. Semmai ci si discute, ma in un certo. caso di grande affetto, di grande amicizia, e di poco fa, insomma, un po' di scazzi dati, secondo me, dalla reclusione. Da fotografi amici scusami, in cui sono intervenuto, poi ho smesso anche di intervenire perché, ma no, sì, ma sì, liberi tutti, liberi tutti, ma sì, no, vabbè, ci sta, e ci chi sta. Ha fotografato la zuppiera, ti ricordi, tutta la vita e ha fatto un gran lavoro, perché no, c'è perché c'è anche poi un'ossessione, no, la passione, che in realtà passione e sacrificio, c'è l'ossessione di spingersi un po' avanti sullo stesso gesto. Beh, pensa all'ossessione che ha avuto Morandi sulle quattro bottiglie che aveva nel suo studio, insomma, no? Certo. Io posso dire che sono contrario, ma no, non sono Dio, fa benissimo, resta un'opera monumentale, colossale, meravigliosa, no? Importante. Ognuno faccia un po'. Una volta Germano parlavamo per una mostra, la prima che abbiamo fatto insieme con Celan, questo scritto del Guggenheim, della Fondazione. E lui mi ha detto una cosa che forse ho già raccontato parecchie volte, ma è carina sempre. Mi ha detto a un certo punto, ma smetti di dire che sei un fotografo di qualcosa. In che senso? Ma di, non so, di still life, di moda, di... Sei un fotografo e poi fotograferai un po' quel cazzo che ti pare. E io ho trovato illuminante, no? Certo. Meraviglioso e illuminante. Allora, che ognuno si senta libero, vuoi fotografare, ripeto, una noce tutta la vita. Come... È una ricerca anche quella, certo. Tutto è in tutto, no? Il problema dell'umanità, degli esseri umani, è che hanno diviso troppo. Il grande Leonardo da Vinci, alla fine del suo trattato sulla pittura, dice: l'unica cosa che gli uomini possono fare di sbagliato è dividere le cose, la medicina dall'astronomia, l'astronomia dalla pittura, la pittura dalla poesia. L'universo è uno, l'uomo è uno. E quindi noi abbiamo fatto proprio quello che lui non voleva, no? Adesso ci sono i medici che curano solo la mano sinistra, per dirti. No, io sono stato operato da un chirurgo, mi sono rotto a cavallo come al solito, che si occupava solo di mano sinistra.
specializzazione estrema. È pericoloso la specializzazione della pizza. Anche però... è anche noiosino uscirci a pranzo, diciamo. Perché a me ho imposto di non parlare mai, mia madre mi ha detto, mi raccomando, non parlare mai quando sei fuori del tuo lavoro. Io lo guai. No, perché la gente si rompe i coglioni, terribili. Una parola che hai toccato, che è anche interessante, meriterebbe solo una puntata, quella è libertà. Una definizione, una cosa interessante che disse Toscani alla triennale, quando ci incontriamo di rigore, è proprio il fatto che la libertà in assoluto nella fotografia, in qualsiasi settoriale, è bella ma non è la cosa giusta. La libertà migliore è quella all'interno di quattro paletti, cioè essere libero, avere carta bianca, sapendo di poter restare in quattro paletti che uno si è prefissato, perché lì dentro puoi trovare la vera verità. Se è tutto aperto, se vale tutto, a quel punto non vale nulla. Quindi trovare... Oliviero, come sempre, dice cose intelligenti e in questo caso ha ragione, insomma, no? La ricerca va anche circoscritta, se no le fonti di influenza sono talmente tante che rischiano di portarti fuori. Però questa stanza sei tu, eh? Certo. La tua pareti è la tua anima, è il tuo spirito. Esatto. E quindi è una sono d'accordo con lui se intende la stanza bianca. Sì. Come figura, diciamo, simbolica di se stesso, dell'anima, del cuore. Sì, ma come anche durante una commessa ti possono dire, guarda, ci serve questo, ma deve significare questo, essere dentro di questo, entrare in questo mercato, parlare di questo. Tutto questo va bene. Poi... Cioè, se invece dice, fai quello che vuoi, no. Cioè, no, alla no. Fine c'è... Io sono d'accordissimo con la committenza. La storia dell'arte è una storia di committenza, no? Certo. Arrivava un papa e ti diceva mi faccia una Madonna con un bambino. E tu dicevi no, certo. Guardi, io voglio fare un San Cristoforo. E lui diceva, guardi, San Cristoforo lo fa per qualcun altro. Io voglio la Madonna con un bambino e la facevi. Pensa il caso, no, addirittura incredibile, del povero Michelangelo, che era uno scultore di fondo, e che andò da Giulio II e disse io vorrei fare la sua tomba. Lui disse sì, ma prima mi dipinge la Sistina. Lui disse ma io sono uno scultore. E certo. Dice, sì, però ha fatto anche dei quadri. Quindi coglioni, se vuoi fare la mia tomba vado su. E lui 7 anni ha fatto la Sistina, il più grande affresco che mai il mondo vedrà. La competenza ci vuole, però come Giulio II gli ha detto di affrescare la Sistina, ma non gli ha detto come. Certo. Ti ha detto di affrescarla. Il cliente deve darmi tutte le informazioni che possono essere utili a chi vuol parlare, che tipo di prodotto fa, qual è la fascia diciamo di prezzo a cui vuol vendere, no? Io devo modulare la mia creatività intorno a delle esigenze commerciali, poi voglio essere lasciato in pace. Se il cliente viene da me, era già così da ragazzo, mi diceva guardi, io so benissimo che il prodotto va qui, dietro ci va una pianta di banana. E io dicevo, senta, se la faccia lei. Nel senso, se lei ce l'ha già così in mente, io non servo, cioè, costo anche troppo. Io una volta ho detto, affitto la macchina fotografica, gliela affitto e se la fa da sì, faccia lei. Ma ci vuole un fotografo. Ah, ecco, beh, allora mi chiami. Sì, ma gliela trovo tanti io, per cui esatto. Tanti ragazzi che gli va benissimo di guadagnare 2 soldi anche... eseguendo. Io non ce la faccio, se mi togli la creatività valgo molto meno di alcuni fotografi che realizzano. Quelli capisco, realizzano certo. capisco benissimo. Visto che mancano pochi minuti, no. Allora, ti ringrazio. Quanto manca? Sì. 6 minuti. Sono 54. Allora, intanto ti ringrazio, spero di vederti veramente sì, presto, dai. Da vicino, che così ti porto le notizie dal Principato di Sabaudia. Sai che dicono quelli che fanno i radioamatori, dicono vediamoci in verticale. e rilanciamo l'ultima volta allora il nostro concorso che ha avuto un gran successo. Io trovo che è una operazione di introspezione, di analisi di se stessi, no? Vedersi in qualcosa, vedere se stessi riflessi in qualcosa può aprire tantissimo la mente poi alla creatività di ognuno. Ringrazio tutti per quelle cose che sono arrivate, sono molto interessanti e poi finalmente tra qualche giorno
le vedremo tutte e sceglieremo il vincitore. E se riusciremo, io pensavo che si potrebbe anche racchiudere in un piccolo cataloghino pagando due spese, magari con la donando anche un eventuale ricavato, però sarebbe bello raccogliere tutto questo processo autoriale che è nato da fotoamatori, da professionisti, che vedremo tutte le profondità di cui parlavamo. Di cui prendo parlato. Questo impegno di cercare di concretizzarlo insieme. Fantastico. Associazione Fotografi Italiani Professionisti, di cui tu sei parente. Grazie ancora. Grazie di tutto. A te. Gio, ci sentiamo presto. Grazie. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo sempre. Un abbraccio grande, mio vecchio. Miledi, abbraccio. E qua, Miledi, qua. Saluta Miledi. Ciao, Miledi. Quando è che facciamo un pranzino? Tutti non sento. Stavolta però sei ospite nostro, stavolta. Siamo noi, stavolta sì. Un bacione a tutti, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie.